voglio diventare santa. Ci ha ricordato Teresa di Lisieux ieri e ce lo ricorda ancora oggi. Voglio diventare santa, ma io sono piccola, sono fragile, come faccio? Ma è una domanda in cui tanti di noi si ritrovano, o meglio si dovrebbero ritrovare. E come ha fatto Teresa di Lisieux a santificarsi? Soprattutto pregando, perché guardate, questa suora carmelitana non è che ha fatto chissà quali cose, no? È stata chiusa in un monastero per tutto il tempo della sua vita, fino ai 24 anni poi quando è morta, un po' come Padre Pio, no? Che è stato chiuso nel convento di San Giovanni Rotondo. Rispetto a Teresa di Lisieux, forse qualche volta in più è uscito Padre Pio, ma tutti e due sono noti in tutto il mondo. Pensate che Teresa di Lisieux è stata proclamata patrona delle missioni da San Giovanni Paolo II. Per che cosa? Per la sua piccola via, per la sua capacità di riconoscere le proprie fragilità e di camminare tra queste sue fragilità e soprattutto di pregare. Lui racconta in Storia di un'anima come si è sviluppato in lei questo cammino verso la santità, e dice che lei da sempre aveva desiderato di essere santa, ma ahimè ho sempre constatato, sono le sue parole, quando mi sono paragonata ai santi, che c'è tra me e loro la stessa differenza che esiste tra una montagna la cui cima si perde nei cieli e il granello di sabbia scura calpestato sotto i piedi dei passanti. È una constatazione anche umiliante, ma Teresa dice: io invece di scoraggiarmi mi sono detto: se il buon Dio non può ispirare desideri irrealizzabili, posso dunque, malgrado la mia piccolezza, aspirare alla santità. Vedete che in queste parole c'è una grande verità. Se Dio ha messo nel cuore di tutti il germe della santità, non possiamo diventare santi, perché Dio stesso ce ne dà la forza, Dio stesso ci dà gli strumenti, Dio stesso ha messo nel nostro cuore il germe della santità, pur sapendo che dentro di noi siamo fatti di fragilità, di debolezze, di peccati. E il primo atteggiamento interiore che occorre per farsi santi è questo: la piccolezza, essere consapevoli della propria piccolezza e nello stesso tempo riconoscere che io senza Dio non posso far nulla e che Dio mi dà e mi dona gli strumenti e la forza per diventare santi. E uno di questi strumenti, una di questa forza è la preghiera, è una vita di preghiera. Crescere, continua Teresina, è impossibile. Io mi devo sopportare così come sono, con tutte le mie imperfezioni, ma voglio cercare il mezzo di andare in cielo per una piccola via, molto diritta, molto breve, una piccola via tutta nuova. Qual è questa piccola via? Lo vedremo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti!